Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Intanto vi chiedo scusa, ma sono costretto a fare questo video in maniera veloce perché io come un pistola ho detto tanto tempo, tanto ce l'ho, tanto posso farlo e mi sono trovato qua il mercoledì mattina alle 9 del mattino con una marea di robe da fare al lavoro e video ancora da fare del fantacalcio e non mi andava di saltare la giornata. Quindi non vi metterò sottotitoli, parlerò e basta in questo video. Abbiamo giocato contro Nino JFC, la partita è finita 0-0, 60,5 per Nino, 56,5 io. Sono un pirla, lo dico proprio, faccio outing, perché? Perché ragazzi, mi avevo buttato un po' via. Allora, lui intanto aveva Ronaldo e via, quindi già Ronaldo aveva pure segnato. Tra l'altro, lui aveva Pandev, titolare, non ha giocato, gli è entrato Caputo, che con la Roma è stato un disastro. Per contro, io avevo Antenucci che ha sbagliato il rigore. Cioè, ha sbagliato pure il rigore Antenucci. Detto ciò, sono un pirla perché ho giocato in 10 alla fine, perché potevo mettere la Gumina in panchina, convinto di aver messo la Gumina, ve lo giuro, io ero convinto di aver messo la Gumina, invece mi sono reso conto che probabilmente sbagliando a cliccare avevo messo inglese e quindi chiaramente non mi è entrato e quindi è andata così, insomma. In più, come ho detto, Antenucci sbaglia il rigore, non mi ha segnato neanche un giocatore. Cioè, neanche un giocatore di quelli che di solito Nainggolan, Boateng, Milik neanche ha giocato, Cutrone, e appunto Antenucci che ha avuto il rigore l'ha sbagliato, cioè una roba allucinante. Quindi sono partite che fortunatamente l'abbiamo portata sullo 0-0 perché ragazzi, poteva andare veramente, veramente, veramente male. E niente, dando la classifica c'è Stefano Bianconero che se ne va, vola piano piano verso i meandri della classifica solitaria, 13 punti, gli altri sono tutti lì, eh. Cioè 5, 6, 7 punti, così, quindi io ce ne ho, adesso ne ho 5, quindi c'è una piccola risalita, piccola, però ci manca sempre, sono fermo una vittoria, questo, però la vittoria con Dani Orgoglio Gobbo, che vale più delle altre vittorie messe insieme, quindi questo diciamolo che quando si batte Daniel Gorgobbo, come ha detto il Marchese Bianconero, la vittoria contro Daniel Orgoglio Gobbo è la vittoria di tutti. Diciamolo, diciamolo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video e vi prometto che il prossimo video del Fantaprocesso, a meno che non sono fuori casa, li farò più puntuali il giorno dopo, appunto, alla fine della partita. Altrimenti mi riduco come questa giornata qua, dove ho dovuto fare veramente tutto di corsa. Ciao ragazzi, al prossimo video.